Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi rifacciamo un bel volo test con il Fimix 8 perché sono arrivati un sacco di aggiornamenti. Il 15 di agosto è arrivato un nuovo flight control e circa verso il 22-23 di agosto, se non ricordo bene il giorno giusto, è arrivato anche l'aggiornamento della camera che aggiorna i vari difetti, o meglio dice di aggiornare i vari difetti che ha a livello di camera questo drone, cioè quando c'è tanto verde tende a sbiancarli, il verde tende a diventare bianco in certi punti, dovrebbe togliere ancora quell'effetto un po' bluastro che c'è, e tante altre cose che comunque trovate scritte nella descrizione dell'aggiornamento firmware. Però allo stesso tempo si dice che crei, non questo, tutti gli aggiornamenti creino anche problemi, e non è del tutto falso, nel senso che allora tanti utenti cosa hanno riscontrato? Che magari durante facendo gli aggiornamenti prima avevano un overing perfetto, poi hanno fatto l'aggiornamento, l'overing è diventato un overing ballerino, il return to home, o meglio il return to home c'è sempre, però il precision landing, cioè di andare a beccare il pad, per tanti è diventato un problema. Io sono tra quelli, però io ce l'ho soprattutto se il pad è nel verde, mentre altri dicono che anche se il pad è nella ghiaia o sull'asfalto non lo vede lo stesso, mentre prima glielo vedeva dopo l'aggiornamento. Cioè, in poche parole, questi costruttori tipo Fimi e Upsan che fanno questi droni low cost con caratteristiche importanti per il loro prezzo, negli aggiornamenti veramente fanno uno sfacelo, è un terno all'otto ragazzi, nel senso che così come creano disfano, nel senso che fanno aggiornamenti che migliorano tantissimo, allo stesso tempo aggiornamenti che distruggono tutto quello che hanno fatto prima, poi ne fanno un altro che migliora tutto quello che hanno distrutto. Cioè è una cosa incredibile, nel senso che cacchio, quando fai una cosa, un aggiornamento che va bene in quella cosa, perché poi andando a creare l'aggiornamento dopo per risolvere un problema che non è più quello, quindi vai a risolvere il problema nuovo ma crei un problema a una cosa che non c'era. Cioè è incredibile ragazzi, purtroppo è un prezzo da pagare per questi droni low cost, cioè tipo Autelivo, DJI, Parrot, Nafi, non hanno questi problemi ovviamente, cioè i firmware sono molto precisi, anche il firmware beta di un Autelivo va già bene ed è beta, cioè non crea problemi ed è una versione beta, cioè dichiarata beta, quindi potrebbe avere problemi o potrebbe dare problemi. No, qua anche le versioni definitive potrebbero dare problemi, anzi molto probabilmente daranno problemi qua e anche per Upsan. Guardate l'ultimo aggiornamento della fotocamera di Upsan, praticamente l'ha fatto diventare di qualità scadentissima dal punto di vista della fotocamera, quando erano riusciti con i vari aggiornamenti a portare una fotocamera di qualità altissima, adesso con un aggiornamento hanno distrutto tutto, quindi dovranno rifare un aggiornamento per ritornare a questo normale, magari mandando fuori quell'aggiornamento creano un difetto in una cosa che non c'è, cioè è una cosa ragazzi pazzesca, non so cosa dire. Secondo me il prezzo da pagare su questi droni low cost, al di là ovviamente poi che magari hanno anche qualche pecca di costruzione ovviamente, perché da qualche parte devono risparmiare, non è che ok, DJI probabilmente carica il prezzo di più di quello che dovrebbe, e anche gli altri marchi rinomati, però questi per stare dentro veramente in questi prezzi da qualche parte devono andare a... E sembra quasi che la componentistica non sia uguale per tutti, nel senso che quindi un aggiornamento che va bene per alcuni droni non va bene per altri, e viceversa, cioè quindi sembra quasi che la componentistica non sia uguale per tutti i droni, quindi chi ha dentro determinati componenti magari con un aggiornamento va bene e qualcun altro si trova dei difetti, magari poi c'è un altro aggiornamento che migliora quei difetti sull'altra componentistica, cioè sembra quasi una cosa del genere, che non siano tutti fatti uguali, perché sennò è impossibile che tutti questi aggiornamenti creino così tanti diversità di problemi ad ogni utente che aggiorna. Boh, è una cosa, vabbè, comunque chiusa questa parentesi, adesso proviamo questo Fimix 8 con questi nuovi aggiornamenti, l'ho portato qua alla cava di Brenno, nel parco di Brenno appunto, in questa cava dove comunque c'è questa acquetta azzurra, c'è questa roccia biancastra e c'è un sacco di verde intorno, quindi vediamo se le caratteristiche di questa fotocamera sono migliorate o se le trovate ancora uguali. Poi a fine video io vi dirò come ho trovato invece il drone dal punto di vista del volo, quindi adesso decolliamo qui alla cava di Brenno, nel parco di Brenno a Costa Masnaga in provincia di Lecco.
Ok ragazzi, il volo è finito, il film Xotto è tornato, tutto a posto, dal punto di vista della connessione tutto bene, quindi non ha avuto disconnessioni, da quel punto di vista ha volato bene, anche dal punto di vista diciamo, del comportamento in volo tutto bene, return to home preciso, però sono anche in mezzo a una specie di bosco, vedete, quindi potrebbe aver creato problemi, nel senso non è un prato, un campo dove va proprio, cioè lui è arrivato in mezzo alle piante, è sceso in mezzo alle piante, non è che, però il landing era un po' più in là, però vabbè, è tornato da dove sono partito. Importante è quello alla fine, che torna da dove parte, poi se non va sul landing, a me interessa relativamente, non è una cosa importantissima. Magari ce lo si aspetta di più, se non lo fa un DJI che costa magari tre volte questo, allora magari uno gli girano un po' di più, però vabbè, a questo non è una delle pecche che mi dà più fastidio. Un'altra cosa, la fotocamera, quindi ditemi voi nei commenti come avete visto il video è in 4K a 30 fps e non è stato ovviamente ritoccato, niente, tutto su auto, quindi ditemi voi come avete trovato il video, se meglio o peggio dei miei precedenti o dei vostri che fate voi. Quindi ragazzi, questo è tutto. Se questo video in cui vi ho portato il volo del Film X8 con i vari aggiornamenti e in cui vi ho dato la mia opinione sul perché, o meglio, su che cosa potrebbe creare o non creare problemi a questi Film X8 con i vari aggiornamenti, anche per gli app San Zeno è più o meno la stessa cosa. Quindi ragazzi, se tutto questo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi più neanche un video, una recensione, un test o tutte le novità che potrei portarvi sul canale. Ciao!